Come annunciato già in occasione della Gamescom 2022, all'interno di Hogwarts Legacy sarà possibile utilizzare le maledizioni senza perdono, simbolo per eccellenza delle arti oscure. Ad accompagnare le recenti prove del gioco, e a tal proposito vi lasciamo il nostro video in descrizione, la lead designer di Avalanche, Kelly Murphy, ha voluto approfondire questo specifico aspetto dell'action RPG. Citiamo testualmente: «Per noi era importante dare ai giocatori la possibilità di essere una strega o un mago oscuro. Si tratta dell'incarnazione definitiva del gioco di ruolo, la possibilità di essere malvagi. In aggiunta, era però importante che questa libertà fosse offerta senza alcun giudizio da parte degli sviluppatori. Semplicemente, se vuoi essere malvagio, sii malvagio». Partendo da queste premesse, Avalanche ha deciso di non inserire un vero e proprio sistema morale codificato all'interno di Hogwarts Legacy. Tuttavia, sembra che l'utilizzo delle arti oscure avrà comunque un prezzo per il protagonista. Ecco che cosa ha dichiarato: «I personaggi che vedranno il giocatore utilizzare le maledizioni senza perdono reagiranno sia con gesti sia a voce, e nel caso in cui l'utente dovesse persistere nell'utilizzo delle arti oscure, il mondo circostante reagirà di conseguenza». Un'affermazione piuttosto sibillina, che sembra lasciare alcuni aspetti di questo meccanismo ancora avvolti nel mistero. Per il momento sappiamo ad ogni modo che ovviamente le maledizioni senza perdono non saranno insegnate alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Per apprenderle il giocatore dovrà seguire un percorso differente. Una volta imparate le tre stregonerie, ad ogni modo non saremo obbligati a farne uso. E voi? Che allineamento userete in Hogwarts Legacy? Fatecelo sapere nei commenti! E non dimenticate di continuare a seguirci, perché nei prossimi giorni potremo darvi le nostre impressioni definitive sul gioco di ruolo ambientato nell'universo di Harry Potter.